Madonna! Le donne. E poi? Io ho detto le donne. E mo? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Radio Punto Zero. Campania Radio Sport. Fuori gara! Mancini torna ad elogiare Balotelli, il tecnico del City. Mario può diventare come Ronaldo e Messi, giustamente, siccome uno che ne capisce di calcio. Mancini non nomina nemmeno Sua Maestà Diego Armando Maradona, anche perché Maradona resta irraggiungibile anche per il gol più bello di tutti i tempi fatto in una semifinale mondiale. Buon pomeriggio al direttore di napolimagazine.com.cn. Ci spiegherà. Arrivederci, caro Sibilla, ci vediamo mercoledì per un'ora dalle 15 alle 16. Che ormai. Fa anche lo spiritoso, no? Vabbè. Non riesce a tenere i ritmi di una trasmissione. Va bene. Non mantiene il minutaggio giusto. Va bene. Detto perché questo punto CN? Che sta succedendo? No, niente, problemi di register.it risolti. Perfetto. Però. Molti mi hanno segnalato effettivamente che hanno problemi, anche se devo dirti, digitando proprio il www davanti, non ci sono problemi anche con il punto com. Detto questo, cattiva di te, non ha pavato, no, assolutamente ragazzi, non è un problema. Può essere anche qualche hacker che si vendica del successo di Napoli Magazine. Mi hanno spiegato che c'era qualche problema di phishing nel database, quindi da autorità avevano momentaneamente sospeso. Mi ha detto qualcuno, ha sentito phishing, dice. Anche Michele, mi sono molto arrabbiato perché ho detto scusate, ma voi in base a quale ragionamento fate certi interventi? Vabbè, quindi si dice cose nostre. Interventi di interventi invece ha bisogno il Napoli, Antonio. L'abbiamo detto già, a mercato aperto a gennaio servono almeno tre interventi. Detto questo, sento parlare di ultima spiaggia per Edu Vargas contro Like. Devo dirti, Sibilla, lo sento dire da circa 10 partite, l'ultima spiaggia per Vargas. Mi auguro che possa disputare una buona partita accanto a Cavani, anche se a dir la verità già contro il Dnipro non è che sia riuscito a incidere chissà quanto. Dopo queste parole al miele gli facciamo gli auguri per i suoi 23 anni. Le scelte di Mazzari molti ce le stanno chiedendo, le facciamo subito, ve le facciamo sapere perché questo è il nostro mestiere. Credo che vedremo la squadra formato europeo con l'aggiunta del Matador che ovviamente è squalificato a Cagliari. Volendo essere più precisi possiamo fare questo ragionamento: in porta va confermato Rosati che è il portiere di Europa League, difesa a destra con Fernandez squalificato, Grava non inserito nella lista UEFA, ci sarà Campagnaro, centrale Toto Aronica, Britos rientra a sinistra, a centrocampo Mesto fa riposare Maggio, quindi Mesto a destra, Zuniga riposa, Dossena a sinistra, centrali Berami che non ha giocato contro il Milan, Donadel, e qui c'è qualche piccolo dubbio ma credo che verrà confermato proprio lui, e Zemaili in ballottaggio con Hamsik, però dovrebbe partire proprio lo svizzero dal primo minuto. In attacco a far compagnia a Cavani, l'abbiamo detto, ci sarà Edu Vargas. Per quanto riguarda invece Goran Pandev, riposerà continuando la tabella di recupero in vista di Cagliari, e Hamsik invece potrebbe giocare a gara in corso in Svezia perché Mazzari sta pensando insomma di alternarlo. Su Insigne, dopo la botta presa con il Milan va preservato in vista del campionato, queste sono notizie in tempo reale che ci giungono da Castelvolturno. Noi invece speriamo che arrivino veramente buone notizie anche da Stoccolma, Antonio, perché c'è questo comunicato dei tifosi svedesi che ci preoccupa sinceramente. Sì, perché sono toni accesi. Io però mi domando anche un'altra cosa, Michele, com'è possibile, no, che scrivono su un sito una cosa del genere? Mi auguro che adesso intervengano perché è facile risalire a chi l'ha scritto. Certo. Quindi a parte il fatto che deve essere una trasferta tranquilla, non mi piace leggere questi toni
1000 di cui 450 sono ultras, ma al di là di tutto ultras sono ultras, siamo esseri umani, tifosi del Napoli, napoletani, quindi non vedo perché adesso c'è questa sorta di voglia di rivalsa, di vendetta, che non ci piace. Non ci piace perché quello che è accaduto all'andata non è frutto di ultras né di tifosi del Napoli, ma di balordi. No, l'abbiamo più volte ripetuto, non c'entrava perfettamente niente. È successo purtroppo questo, quello spiacevole episodio, no? Le mazze al baseball, però non c'entra niente col tifo. Così come dobbiamo ricordare ancora una volta che quello che è successo sabato al Bomero non ha nulla a che fare con il tifo, ma soprattutto con i tifosi del Napoli, perché come ho detto ieri, e nemmeno con quelli del Milan, no, ma appunto, perché come ho detto ieri, caro Antonio, tu lo sai benissimo, poco dopo l'accaduto si era immediatamente, o meglio qualcuno aveva detto anche pubblicamente, che c'era stato un agguato dei tifosi napoletani e tifosi del Milan, forse solo perché quelli del Foggia hanno la stessa maglietta. Poi c'era stato un agguato dei tifosi del Napoli ai tifosi del Foggia, poi finalmente si è saputa la verità, non c'entravano né i tifosi del Napoli e né i tifosi del Milan. Però parlare di questo, come al solito, insomma, fa male, e soprattutto immediatamente la notizia è stata ribattuta da agenzie e quant'altro. Io personalmente, mentre venivo allo stadio, ho sentito un radiogiornale che parlava di aggressione dei tifosi del Napoli ai tifosi del Foggia. Notizia falsa e tendenziosa, quindi. Vabbè, non ci stupisce, purtroppo. Ormai. Purtroppo, no, il problema è che appunto a fare lo scoop, come ho detto ieri, alle volte finisci scoopato. Anche lo scoop deve essere verificato. Se non si verifica, se non sei sul campo, meglio tacere e non dire azzate. E non dire fregnacce. Fregnacce, come dire. A proposito di fregnacce, qui ci si avvicina al 13 dicembre, quindi lo sentiamo, si farà sentire o non si farà sentire il nostro mister Fregnacce? Ma chi è il mister Fregnacce? Nel senso che lui lo dice sempre, mi piace quando dice Fregnacce, il nostro presidentissimo. Se dici così, sembrava un'offesa. Chiedo venia se qualcuno ha potuto pensare ciò. No, assolutamente, credo di sì, che presenterà sia lui con Don Fio Luigi nuovo film a Napoli, e sarà l'occasione, mi auguro, anche per sentirlo sul Napoli, dato che non parla da un bel po'. Un paio di mesi, facciamo prima il conto con Roberto Conte, saranno un paio di mesi, abbondanti. Più o meno sì. Vabbè, caro direttore, prima di salutarci però, informazioni su Pandev, perché noi pensiamo, possiamo permettercelo di pensare anche a lunedì, al Monday Night di Cagliari. Sì, l'abbiamo detto prima, non so se eri distratto. No, voglio che lo ripeti, insomma, perché su Pandev, insomma... preoccupare, no. Perché poi molti dicono, per esempio, una persona al di là del vetro che ci dirige, sì, Sebastiano, dice ormai passano gli anni e Michele perde colpi. No, comunque Pandev prosegue la sua tabella di lavoro personalizzato, ha svolto lavoro differenziato, continuerà a farlo per tutta la settimana proprio per evitare che possa correre rischi, quindi escludiamo che possa essere impiegato nella trasferta con Like. Vabbè, questa è una certezza, cioè non si metteva nemmeno in dubbio. Quando Mazzari non dai convocati, sai che io preferisco non essere. Però già ti ho detto e lo sto dicendo da qualche giorno che effettivamente credo che verrà tenuto a riposo proprio per evitare qualsiasi tipo di rischio, anche perché col Cagliari non ci sarà Cavani, squalificato, e Napoli vuole avere almeno Pandev come centro boa in attacco con Insigne alle sue spalle, e per questo motivo sia Insigne che Pandev saranno tenuti un po' nella bambagia. Esatto, ed è giusto che sia così, mentre Vargas e Cavani giocheranno con Like. Benissimo, caro direttore, ci sentiamo domani, abbiamo un'ora a disposizione domani e nessuno ce la toglie. Un'ora. Non è mai successo. Non vedo l'ora di un'ora con i tifosi del Napoli, come sempre ci divertiremo, sperando anche di darvi risposte opportune, e cerchiamo anche di far squillare molto quel centralino che
piace tanto ai tifosi, molti ci scrivono, non riusciamo a prendere la linea, la colpa è di Michele Sibilla. Sicuramente. E poi tutti a mangiare il pollo allo spiedo con patatine della, di casa Petrazzolo. Ieri sera mi sono consolato. Stasera invece torno in campo sperando di regalare emozioni alle signore che si affacciano dal quarto piano, anche dal terzo e dal secondo, perché poi ovviamente c'è questa struttura, no? Nei pressi della redazione, dove chi abita nei dintorni affacciandosi dai piani alti ovviamente gode le evoluzioni un po' come avviene a Marassi, no? Dove c'è quel palazzo che spunta, così funziona, quindi spesso e volentieri le gesta straordinarie, direi, e qui può partire il pernacchio di Edoardo, vengono anche viste dall'alto. Antonio, a domani, buon lavoro. Ciao ragazzi, forza Napoli. Grazie, grazie ad Antonio Petrazzolo. www.napolimagazine.com. Sembra quindi essere tornato tutto normale sul web per la stella polare, che non può essere nemmeno minimamente offuscata da questi piccoli problemi tecnici. Grazie anche a Ida Barone, collega Mediaset, ma Roberto Conte nell'odierna. Non dimenticate stasera l'appuntamento in TV su Teleacheri 20:45 con il talk show di Corner. Grazie a Sebastiano Felicella in console, da Michele Sibilla. Ancora tanti auguri a Eduard Gas per i suoi 23 anni. Buon pomeriggio a tutti e forza Napoli! Radio.0 ha presentato Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara! Le donne! Le donne! Le donne! E boh. Io ho detto le donne! E boh. State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, lo sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme! Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna Arzano-Napoli.